Direi che possiamo cominciare. Grazie a tutti di essere qua con noi. Abbiamo una prevalenza di piloti di Aliante, però anche parapendio, deltaplano, diciamo anche le altre modalità. C'è una distribuzione della conoscenza di meteorologia, direi medio-alta, però la maggioranza è sul sufficiente e l'interesse è prevalentemente sui voli di cross country. E infine, la maggioranza dei piloti non ha ancora avuto modo di utilizzare il Weather Integration in volo. Ok, questo così anche un po' ci consente di conoscere meglio voi, insomma, che avete passato oramai 200. Ora, giusto una panoramica di un percorso. Questo è l'incontro di oggi, ma fa parte di un ciclo di incontri. Abbiamo cominciato alcune settimane fa, con un incontro dedicato ai voli alla pianificazione, alla programmazione, progettazione di voli di distanza da 750 km in geometrie nobili fino appunto al diploma dei 1000 km, in particolare sulle Alpi. Abbiamo fatto una serata invece dedicata a un percorso, a una storia per raggiungimento di un volo, di un obiettivo sportivo. Domenica scorsa, abbiamo parlato con Andrei Colar della DCU, DCU Cloud e di tutte le nuove tecnologie. E diciamo, in tutti questi interventi, e per tutti i piloti di volo a vela e del volo veleggiato in generale, tutti abbiamo molto ben chiaro l'importanza, la centralità della meteorologia nella nostra passione, nell'esercizio della nostra disciplina. E quindi mi era sembrato chiaramente opportuno dedicare questo incontro alla meteorologia e quindi siamo al tema appunto di questa sera, cioè praticamente traducendolo è meteorologia applicata, le nuove anche tecnologie della meteorologia applicata al volo. Ecco, io mi permetto, per cercare di introdurre i partecipanti, anzi i relatori di questo incontro, di ricordarvi, di andare un po' indietro nel tempo e se vi ricordate, con alcuni di voi sicuramente ci siamo visti, con degli interventi che avevo ospitato nella mia aula didattica, tanti anni fa, 20 anni fa, a Milano, nell'aula di Alfa Test. E avevamo fatto un paio di incontri divulgativi sul volo a vela, e in particolare uno dei quali era stato dedicato al volo in onda. E siamo passati sostanzialmente da un incontro di tanti anni fa in aula a incontri adesso in aula virtuali al tempo del Covid-19. E cosa c'è in comune, diciamo, tra quel ciclo di allora e quello di adesso? Beh, questa sera. Un elemento in comune è proprio Jean-Marie, che allora, mi ricordo, era all'inizio degli anni 2000, ci aveva raccontato del volo in onda con le prime esperienze anche della Patagonia e questa sera quindi ho evidentemente raccolto l'invito di parlare appunto di meteorologia applicata al volo. Diciamo, di Jean-Marie non ha molto bisogno di presentazione perché è un pilota che tutti noi conosciamo, comunque penso di dire correttamente che è un po' un pioniere del volo veleggiato, non solo dell'Aliante, è un pilota curioso, un esploratore ed è un pilota a cui è amante dell'avventura, diciamo. Ha infatti, come sapete, organizzato numerose spedizioni in Patagonia e più recentemente in Cile. Ha stabilito numerosi primati, sia nazionali, continentali e mondiali, ed è autore anche di un libro importante, Dancing with the Wind, che ha avuto molti riconoscimenti. Con lui questa sera abbiamo Matthew Scatter, che è un ingegnere softwareista, tra l'altro un bravissimo pilota, ha vinto i campionati mondiali juniores nel 2015, quindi è anche un pilota forte da gara e che ha sviluppato e gestisce
negli ultimi anni un sito di meteorologia di servizi Meteo SkySight. Diciamo, cosa hanno in comune questi due piloti, oltre a essere dei bravi piloti? Hanno in comune che poco fa, diciamo non tanto tempo fa, l'anno scorso, hanno fatto insieme un volo in biposto, un volo di andata e ritorno dalle Alpi ai Pirenei, dalla Francia alla Spagna, un volo percorso in onda, e hanno utilizzato in questo volo appunto i sistemi e i servizi web di SkySight durante il volo, quindi con le sincronizzazioni in volo. E quindi mi sembra un'ottima occasione questa, proprio che loro due ci raccontino sia inizialmente di questi servizi, di queste tecnologie web di Meteo, sia proprio anche della loro esperienza e del loro volo. Grazie. It is just to summarize what Alberto has said. He has explained that this is not the first webinar that we have made, and he has spoken a bit about the other subjects that have been analyzed in the previous meetings. And then he has introduced Jean-Marie and you as speakers and famous pilots. Okay, we can start. Grazie, Matthew. It's your turn. Okay. I'll share my screen. And you can see that all right? Yep. Yeah. Okay. Thank you, everyone, for joining us tonight. I'm going to try and speak slowly. I know for many of you, English will not be your first or even your second language. So a little more about SkySight. I started SkySight about 2014, just for my own use in the lead up to the Junior World Championships. I was trying to build some weather forecasting tools to give us a competitive edge at the World Championships, and it must have worked because we won that World Championships. I continued working on weather while I was a software engineer at Google. I did some weather forecasting for some of their space and drone projects. And then in 2016, I left Google and started SkySight as a company by itself, trying to bring those same weather forecasts we used to win in 2015 to more people. So the team at the moment, there's six or seven of us working together. So I do the bulk of the software engineering, and I work with another software engineer who is also a meteorologist that does a lot of the JavaScript, the fancy animations you see on the website. Some of you might know my partner, Sophie, who handles all the sales and marketing, particularly within Germany. And then we've got a team of pilots we work with as well, including another meteorologist who, using our forecasts and having us on site, were able to get the first and second place in the Junior Worlds this year again. So we have a real good team building this software, really talented pilots involved. And we think that's an important part of what we've been able to achieve so far. So I think it's important, before we talk about a weather model, that we all sort of get on the same level of understanding what the weather model might or actually looks like. So this is an example of what the weather might or what the world might look like to a computer. So we see we've got the whole globe here, and we see it's broken up into these little grid shapes. So we see these squares on the ground, and we also see them spaced vertically into the atmosphere. And so the computer does forecasts for each little point of this grid. So one on this point, one on this point, one on this point, and also vertically into the atmosphere. So that grid might look something, if we're just looking in two dimensions, like this. So we can see a grid of pressure. We see high pressure over here. We see low pressure over here. Maybe it's 3 kilometers between these points. And then it's 1 o'clock now. In 10 seconds time, the pressure gets a little bit lower here. The pressure gets a little bit higher here. And over time, it all starts to equalize. But of course, it never reaches a steady state because we have the sun shining on half of the world and the other half of the world in shadow. So there's always energy being added to the system and being radiated on the other side of the planet out into space. So fortunately, the world keeps on turning, and we keep getting more dynamic atmospheres to play in day after day. So how do we evaluate models? What is a good model or a bad model? What are the important factors associated with that? So there's a bunch of very important things. So the most important thing is to have an initial state that's accurate. So we need to understand where we currently are if we're going to try and predict where we're going in the future. So the best source of that is satellites. So the satellites
all over the world taking pictures. Some satellites even have LIDARs on them now, so they're able to give real-time vertical profiles of the atmosphere. And all of that data is processed by computers and assimilated to try and give us that basic initial state. Observations, of course, say from the ground, from weather stations. So what's the temperature? What's the dew point? What's the wind speed? We take all of this information and use that as an initialization. Then we feed in things like what we know about the world already on the ground. So what's the terrain, where the hills are. So fortunately, the hills don't move very often, but things like what crops are planted, what the soils are, how much those crops have grown. Is it a very wet or a dry season? Are some of those crops brown? All of that is very important information to include in the weather model. Are cities getting bigger year after year because the heat island effect gets more and more significant? These are all different data sources we try and include. And of course, another very common source is just to use the output of another weather model as the starting point for your own weather model. So you can take the output of, say, a global weather model and take a chunk of that and use that as the starting point for your own weather model running in a smaller area. And the quality of the model you use as initialization source there is important for the performance of the subsequent model underneath. So once we have this initial state, then we need to try and predict how things are going to change. So as water vapor is lifting up in the atmosphere, at some point it's going to condense out of vapor into water and form clouds. But how these processes actually happen, in some cases we know exactly how they happen, and in other places we're still not completely sure how they happen. And even if we do know exactly how they happen, it may not be possible for a computer to be able to run that calculation fast enough for us to get the weather forecast out to you today. So we need to use approximations of how some of these processes work, and sometimes they're accurate and sometimes they're not. And there's a whole range of different choices you can make about those parameterizations or those approximations, depending on what you're trying to achieve. So for, say, a climate weather model running for a very long time, it's important to model the plants growing, then taking in CO2 and putting out oxygen, and that process over the days and nights, over years, how the plants grow, how the cities grow. But for, say, a gliding weather forecast, that's not important information. We can quite reasonably assume that the plants aren't growing significantly through the day. And we can disregard that and focus our compute time on other important factors. Things like soil heating, absorption of water into the soil, that perhaps is much more important for storing. So that would be an example of something we could focus on instead. Another very important factor is the resolution of the model, and that's the distance between those forecast points. So that example here had 3 kilometers, but typically having a smaller distance between the forecast points produces a better result. But that's very sensitive to the complexity of the topography, like the mountains in the area that you're trying to forecast for. And it's something that needs to be managed very carefully, because many of those parameterizations have been quantitatively measured and observed to function correctly, say, at a certain resolution or a range of resolutions. But as you get increasingly higher and higher, you start to get actual processes resolving by themselves. For example, thermals, when you're running a low resolution, say you're running 5 kilometers or 10 kilometer resolutions, it's the grid points are simply too far apart for the model to actually understand how thermals form. So we use a parameterization when we're running at those resolutions for thermals. However, when you start to run a very high resolution weather model, maybe 1 kilometer or 500 meters between those forecast points, just by the physical modeling of the atmosphere, thermals and convection is explicitly resolved. So you don't need those parameterizations anymore. The model already completely understands thermals without any approximation of them. So when you start to get to that state where the model is starting to resolve those phenomena, but you still have the approximation turned on, then you start to get into this gray area where you're not sure whether you're getting the right solution anymore. Another important thing to consider with resolution is it's not just the distance between those points on the ground that matters, but those distance going up into space. So for gliding, it's very important that we have very high resolution vertically within the boundary layer, and that we understand the physical processes of how thermals interact with hills or clouds forming within the boundary layer. For other forecasts, perhaps you're very interested in turbulence higher in the atmosphere or something, then it can be more important to have that high resolution up higher. And then the last key factor with resolution is you don't want to compromise the area you're forecasting for in order to achieve that high resolution. So as you put the resolution higher and higher,
the time it takes to run that forecast gets higher and higher. So a common thing is to then just reduce the area you're forecasting for, just forecast for a smaller area. But then you start to miss out on the influences of effects a very long way away from where you currently are. So let's talk about that resolution in a little bit more detail with an example. So here we have the Australian Alps, and we have a site called Benalla, which some of you might know from previous World Championships. So Benalla has a weather phenomenon every day where the sea breeze comes through. So you have very nice thermal conditions out on the plains here. It sucks in the sea air through the mountains, and from about 3 p.m. or 4 p.m. in the afternoon, the cold air comes through to Benalla and it's no longer possible to fly in Benalla. But for very many years, all of the weather forecasts would say it's nice soaring in Benalla all the way through to 8 p.m. You'd set bigger tasks and you come back to Benalla and it's no longer possible to get home. So the reason for that is weather models previously didn't have enough resolution available to them to actually understand that the wind could flow through this area of the Alps. So here we have an example of a pass where a majority of the cold air comes through to Benalla called the Nilakuti Gap. And it's something like 5 or 10 kilometers through this valley here. So let's imagine we've taken that Nilakuti Gap and say it's 12 kilometers from one peak to the other peak there. And the wind normally, when the sea breeze comes through, just blows straight down that valley. If we had a model running at, say, 12 kilometer resolution, and one forecast point fell on the top of this mountain, and one forecast point fell on the top of this mountain, as far as the model is concerned, that's not a pass there, it's just a solid wall of rock. It can't understand that there's any gap in that pass for the wind to flow through, so it thinks the wind is going to flow around or perhaps not be able to flow through at all. So it won't understand that that cold air comes through to Benalla and kills the flying weather. Whereas if we say had a 3 kilometer model, we can now understand that there's a valley here and that the topography comes down and the wind is able to flow straight through that pass. So I've got a little example here for our panelists to low resolution. Guess what they're looking at here. So can anyone tell me what this picture is of? We're pretending we're looking at a 36 kilometer weather model trying to understand what's happening here. Yeah. Any ideas, Alberto? It's low resolution, it's difficult to understand. Okay, well let's try 12 kilometers. Maybe we've got some idea what we're looking at now. It's a glider. Okay, it's a glider. Any more detail? What type of glider? Where is it? Outlanding. An outlanding? Or maybe it's an airfield? Maybe it's an airfield. But does it look like it's good flying weather or is it bad flying weather? Good flying weather. It looks like it probably should be good flying weather, but the glider's in the field, so it's hard to say. So let's say we're now at 6 kilometers. Now we're starting to get quite a good idea. Maybe we can even recognize the type of the glider. Maybe it's a Schempert glider or something. It looks like the wings bend up a little bit. We can see there's some mountains in the background there, some trees. Maybe we can see that it is a field rather than an airfield. It looks a bit too small for an airfield. Once we get up to 3 kilometers, then really everything starts to become very obvious. We can see a really clear picture. We can see what's in the background. Maybe some of you even know where this is. Any ideas? No. It's quite close to home for you. Uh-huh. It's just on the border of Slovenia and Italy. It's the Dolomites you can see in the background there. Okay. But once we start to get to extremely high resolutions, we can start to introduce noise into the model. So we're starting to explicitly resolve phenomena like thermals and things like that. But perhaps we're not yet at high enough detail to really understand how those are forming. And maybe we've left the parameterizations on too late or we've turned them off too early. So it's quite possible to get these noise effects, which can be quite difficult to manage. So this is an example of what that noise can look like on SkySight. So this is grid scale noise. So basically the model has started to explicitly resolve thermals in this case. And you can see it thinks there's a thermal here, there's a thermal here, there's a thermal here, there's a thermal here. Now in reality, we know that thermals don't actually form in perfect grids like that or streaming lines like that. Certainly not aligned perfectly north, south, east, west. So this is something that needs to be very carefully corrected with the right choice of parameterizations and resolution for the specific situation you're trying to work with. And another challenge of that high resolution is then managing the presentation thereof. So if you keep on turning the resolution up in the mountains,
The model starts to understand the valley floors and the tops of the mountains. And then when you have a very cursory look at the forecast, perhaps you see that it doesn't look very good because there's only these very small, narrow areas where it's good right on top of the mountains. But then the vast majority of the picture is just this dark blue color. So maybe you think it's no good. So it becomes a real challenge to present that information when you're at high resolution. So that's the thing. We spend a lot of time at SkySight on trying to improve that presentation in the mountains. So one of the things we do is we try and explicitly magnify the area that looks good through the mountainous areas on the tops of those peaks there, where it is actually good, and make it look a little bit more promising through the mountainous areas when we're running at those very high resolutions. Is bigger better? So talking about that forecast area again, if you're running a high resolution for a very small area, you're not going to capture these downstream effects. So here we have Guadalupe Island off the coast of Mexico, and we can see it's quite a large island here. We can see this enormous convergence forming in the trailing edge of this island. And this convergence would only be resolved on quite a highly detailed weather forecast. And then we can see this von Karman vortice forming downwind of it and stretching for hundreds of kilometers downwind. And it's only if you had a very large forecast area that was also very detailed that you'd understand the downstream effects that these phenomena can have. So here again, we can see hundreds, if not thousands of kilometers downstream, the effects of these small topography. So it's important that we run these high detailed models over the largest possible area to be able to really capture the benefit of that higher detail. So let's talk about what the models actually available are. So here's a list of the popular ones. So GFS, that's a weather model run by the United States. It's quite low resolution. It has reasonable parameterizations, covers the whole world. The output's freely available every 6 hours. Then we have the Deutsche Wetterdienst ICON model, which is quite high resolution across Europe. That's almost 6 kilometers, quite good physics, generally quite a high performing model. We have the ECMWF model, which is again, medium resolution, very good physics, global coverage, generally regarded as one of the highest performing global weather models. And then we have weather models like we run at SkySight. The one we run is called WARF. It's not so much a weather model itself as a framework which you use to build a weather model, kind of like wood is a framework that you build a house out of. And so it's very extensible, very configurable model. You can have two people running WARF and basically no common code in combination. It's very typical to start WARF from the output of this GFS model here, this global model. So you use that as your initialization source and you can run it at whatever resolution you like over whatever areas you like. And if you throw enough computing power at it, you can get excellent accuracy anywhere in the world. So this is what that framework looks like. So we see it's got a dynamic solver, which is integrating those equations of motion and moving the actual particles of air. And then we have all of these parameterizations, which we plug and play and change, trying to get the best performance for soaring. So things that model the formation of clouds, saturation, condensation, the influence of the sun and how it's blocked or impeded by clouds, the land surface models. So how the surface of the ground is heated or cooled, how it's radiating heat out and how it's absorbing moisture, and the boundary layer. So that turbulent layer in the atmosphere that we do all of our flying in. Just running about, through about the boundary layer. Yep. There is a question, what's the thickness of the boundary layer in plains and in the mountains? It depends entirely on the weather. So the boundary layer, the top of the boundary layer is roughly the top of thermals, the very top of thermals. In reality, the thermals don't quite take us all the way to the top because our gliders have a high sink rate. But if you had a really perfect glider, maybe a drone or something, you could fly it all the way to the top of the boundary layer, which would be another 500,000 foot higher than you could get in your sailplane. So on a really nice day in the mountains, the top of the boundary layer might be 6,000 meters. And on a really nasty low blue day in the plains, it might only be 600 meters. So those models again, so the GFS, the ECMWF, the Deutsche Wetterdienst, they have models in the tens of kilometers, which isn't really adequate for trying to resolve those phenomena in the mountains. You won't understand those sea breeze kinds of effects. And I know in Italy, that's certainly very important when you have those convergences almost every day from both sides of the country. For SkySight, we run roughly 1 to 3 kilometers and we adjust that depending on the complexity of the topography. So across central Australia, doesn't really matter so much whether it's 5 kilometers or 10 kilometers, but
through Italy or through Central Europe, it's much more important. So we run much closer or much higher detail. HRRR is the United States model, and RASPs, I'm sure you're familiar with. They're configurable to run on whatever size domains you like, whether it's a very large area or small area. So now I've tried to bring everyone up to the same level of how we evaluate weather models and what the different options are out there. I'm going to try and tell you how we do things at SkySide and why I think we do things the best. So the big differentiating factor of SkySide is our use of cloud computing. So cloud computing is this idea that instead of buying servers and sticking them in a rack, we instead rent servers by the second from companies like Google or Amazon. And we only pay for them when we need them. So when we want to do some extra forecasts, instead of buying 100,000 euros of servers, we can spin up another 10 servers on Amazon just for the day, pay 10, 20, 50 euros for them, and then turn them off when we're not using them anymore. So that lets us use the servers just when we need them, just to do the forecasts in the morning, say, or again in the afternoon, and save a lot of money. And we have unlimited compute power through them. So if we want to do 1,000 forecasts in parallel, all we need is a bigger credit card. Whereas if we try to do this with physical servers and we want to do 1,000 forecasts in parallel, we'd need a data center the size of 10 houses. And then we'd have to keep paying for that after we'd bought it just to do those forecasts. So the implications for that in terms of things like initial state. So we're able to co-locate those servers, start them in different parts of the world near where the forecast data we're consuming is. So for example, the forecasts we do in Australia depend very heavily on a satellite that the data gets downloaded through via Japan. And we're able to run those forecasts in Japan near that satellite data source and get those forecasts out much sooner than people who might be running those forecasts, say, from the United States. In terms of those parameterizations and physical processes, often it's really not well understood what the best parameterizations will be to achieve a certain goal. And because we've got almost unlimited compute power, when we see a new means of calculating something and we want to see whether that's going to improve the gliding forecasts, we can just spin up 1,000 servers, run them for the last 100 or 1,000 flying days, and then compare the forecast to reality and see whether doing it this way was better than the way we'd done it for that past 100 or 1,000 days. Whereas if we wanted to do that with, and we, because we're using 1,000 servers or 10,000 servers or whatever we use, we can have those results in the same day. Whereas if we wanted to do that with physical servers that we'd bought and put in a rack somewhere, we'd need to buy 10 times as many and then keep them afterwards. So we wouldn't be able to do that kind of back testing over so many different configurations so quickly. And then because it's so cheap to rent servers on the cloud, we're able to offer very high resolution forecasts over a very large forecast area, both horizontally and vertically, and deliver those to users without costing too much money. So now we've talked about weather models. I'd like to actually ask you to think about what is important in a weather model or in a forecast rather. So it's really not just the weather model that's important, is it? So it's very important to have an accurate model, of course, but it's also important for that information to be useful. So you don't really care what the pressure is at 900 millibars. You care how high the thermals are. So that information needs to come out of the accurate model and be converted into something useful. And then it needs to be made available to you. So it's all very well if the forecast needs some ancient Java application or something you have to install, and you're sitting in your glider on the grid with your mobile phone. If you don't have access to that information, it's not useful to you. So the ways we try and make information useful within SkySight is firstly by presenting them in a format people are already familiar with. So we present everything using contour maps, so these pretty color maps, and we put them on top of a map format everyone's used to, which is the Web Mercator format, the same as Google Maps. So if you can use Google Maps, you can use SkySight. You already know how to find your house, find your airfield. And of course, we integrate the airspace with that as well, because for most of us, that's the most important thing when we're trying to plan a flight, is trying to stay out of the airspace and fly to where the good weather is outside of the airspace. And then we've built a whole variety of tools on top of that, which let us look at that in a little bit more detail. So we have a point forecast, which shows us the one point, the weather through the day. So you can see the thermals coming up and then going down later in the day. We've built a route forecast. So you can click a little task out. Here's a little triangle. And it gives us a cross section of that across the day. So we can see how high the thermals go. You see a little bit of cumulus in this gray area.
And we even suggest if you start at 12 o'clock, you'll do 75 kph. If you start at 11:30, you'll do 71 kph. And then we can even suggest for you the optimal route around that task. So here we're suggesting this little black line shows us the optimal route going a little bit further west here, going a bit south on this track. And that's all calculated based on where we think the best weather is and also trying to keep you out of airspace. So if you have the airspace turned on, it'll show you the optimal route around a CTA or something considering airspace. If you're flying competitions, perhaps you don't care so much about the airspace, but you actually care about flying through the area defined on the task. So we've connected the soaring spot so you can see your task on the map and you can plan your route according to that. We've also got SKUTs. So personally, I don't really like SKUTs. I don't think it's something that should be required for glider pilots to know how to read in order to go flying. Things like your takeoffs and landings and your stick and rudder skills are more important. But of course, it's a very important tool. And if you know how to read them, we've got them for you. We have the windgram, which shows us for any given single point, it's showing us that vertical profile from this chart, but represented with colors hour by hour through the day. So here we can see we're looking at relative humidity. We can see it's very moist near the ground until 11 o'clock, probably fog, and then it clears out. And then about 4 p.m. we see all this moisture come through. So I think a front came through in this case. And then we see that low-level moisture return again, probably some low cloud or stratus. Forecasts aren't always right, and we think it's important that you have access to current observation data. So we have the satellite view integrated on SkySight. So for any of our forecast regions, you can click that on and see the current satellite picture. And that's overlaid on top of the weather. So you can easily click it on and off and see whether the forecast is matching what's actually happening and decide whether you need to change your plans accordingly. We have our wave forecast as well, which Jean-Marie is going to talk a little bit more about later. So one of the key features we've built, or one of the coolest features we've built, is the 3D wave forecast. So here we can see this three-dimensional wave structure in New Zealand. And when you try this yourself, you can actually pan and zoom and click around the structure of this wave in 3D, which I think really helps you understand a little bit how wave looks in reality rather than just in books, with Jean-Marie's book, of course, being the exception. And we also have examples here of our cross-section through the wave. So you can see we've drawn a line through the wave here, and we can see the actual vertical structure of that wave, how it's likely to look. So we see very strong lift here and very strong sink here. So we see primary, secondary, tertiary, quaternary, and you're able to see all that information. We actually developed a lot of these features for the Purland project. We did the wave forecasts for their 76,000 foot flight. And we also do forecasts for Dennis Tito, who's been flying using our forecasts in the blue wave at night in the United States. So they've got night vision goggles and a self-launching Arcus jet, and they fly using an iPad following the red lines, even though there's no lenticulars, no nothing, it's black outside. And they've done 2,000 kilometer flights through the night using this. You can also upload your IGC traces and compare them to reality. So this is a flight I did with Jean-Marie last year, which he's going to talk about a little bit later. And you can see how it overlays on top. So that's the ways we make that information useful. And I'm just going to quickly run you through the ways we make that information available. So of course, we have it on your desktop computer or your laptop. It's available on your iPad. It's available on your iPhone or your Android, just using the normal website. The idea is that the same information is available on whatever device you have in front of you. If you have an UDI, we have an integration with UDIs now, so you can see things like the waves and convergences on your UDI. I believe Andre talked a little bit too about that last week. If you have an LX9000, you can see the height of thermals, the waves, everything on the screen of your LX9000 right there. If you have CU, you can see all our forecasts inside CU as well. So if you like CU for task planning, it's all there for you. If you don't have an LX9000 and you still want to be able to see things in flight, you can still do that. You can install the website by clicking the little three dots and going add to home screen. And then when you open it up, you'll get this little download icons, and you can download the forecast before you fly, and it'll be available to you in flight, including with a little blue dot showing you your location. We're running out of time here, so I'm just going to quickly run through the last couple of features. So
One of the big announcements from last year is we've partnered with the Deutsche Wetterdienst. So now within SkySight, you can select the Deutsche Wetterdienst model as well as the SkySight weather model. So if you want to see the raw data straight from the Deutsche Wetterdienst, the same source of data as you get in TopTherm or TopTask, that's available within SkySight as well. Let's skip through that. So the route suggester. So not only can we show you what we think is the optimal route around a task, we've now also got the capacity to show you a suggested task. So you can click on a starting point, ask it to generate you a task, and it'll generate what it thinks is the optimal triangle or out and return task and the optimal route around that and the optimal time to start. So if it thinks the best task is a 570K triangle, that's what it'll suggest for you. And it even considers the airspace when it suggests that task for you. So if you're looking for some ideas while you're setting a competition task or a weekend task, you can do that within SkySight. Well, this is already active? This is all active right now. Uh-huh. So here's an example of that route suggester interacting with the airspace. So I've set a task from, I think that's Klippeneck or something, on the Schwäbische Alp. And I say, I want to go from here across to here and back again. And we've got the airspace turned on. So it understands that we have to go around the airspace. And it's suggesting the best possible route around. So it's decided it's fastest to go there and come back on the western side. I don't want to take up any more of your time. I know Jean-Marie's got a long talk to follow. I hope you give SkySight a try. That's the website address there. That's my personal email address. Send me any questions you have. I'll hang around till the end of the talk, of course, to answer any questions you have. I hope you enjoy it. There's a 7-day free trial. Oh, over Matthew, can you see the question in question and answer? Yes, there I are can. A few interesting questions. For example, how do you feedback what actual weather occurred versus predicted weather to improve the future forecast? So I did have to skip over that slide because we're running out of time, but we incorporate both my own flight experience, so I go flying a lot, working for the purposes of evaluating the forecasts, as well as we're connecting now with the OGN to try and track where people are going, how high they're going, and to use that data to feed back into the weather model to make decisions about improvements we've made to the weather model and figure out what the best way forward is. Okay, Carlo Orsini asked where the data of snow covering are coming from and which is the update frequency? So the simple answer is there's no good database for snow cover. So we use data coming from both the German Weather Agency and the US Weather Agency, and we very heavily tweak that based on satellite photos, seasonal data, and observations from ski resorts to try and select where the snow level is through the season and include that in the forecast ourselves. Okay, and what about the next one? It's in terms of distributed computing, I'm afraid your computers just aren't powerful enough to do the forecasts we need. And the cost of them trying to make them talk to each other through the internet is just, people's internet connections aren't fast enough. So when we want to cluster across multiple computers, we need 10 or 100 gigabit interconnects between those computers, and even 100 megabit internet just won't be fast enough to get the information between the computers to be able to advance the weather forecast. Fulvio asks, with internet connection, the update of the weather forecast is updated, and during flight, this can be seen in real time? Yes, that's correct. So you get the satellite picture in real time, and if there's any updates to the forecast in real time, that will be updated on your LX9000 as well, or on your phone if you're using that. If you're using the UDI, it's only what you download before. Okay. Andrea Fagioni? Andrea Fagioni asks, I saw a DWD mentioned. Is that an implementation of PCMET? So PCMET or TopTask or TopTherm are viewers for the Deutsche Wetterdienst weather data. And they came to us early last year and asked if we would be interested in building a viewer for their weather data, kind of as a spiritual successor. So that's what we've partnered with them to build. So we've integrated their forecast into SkySight, and we're trying to build the next generation of tools on top of the Deutsche Wetterdienst weather model within SkySight. So if you are coming from PCMET, you've used PCMET or TopTherm or TopTask, and you don't want to change the weather model, you like the
top therm weather model, you trust how it behaves, you're able to come across to SkySight and still use that same. Ezio Sati asks, for soil data, are you using SRTM or Topo 30? We use an adjusted SRTM. We have to make some adjustments to make it work properly within WARF and cover all the areas we forecast. To clarify, you're running a modified version of RASP, or you started from scratch from the latest WRF release and modified that? So let's first discuss about what RASP is. So RASP is a collection of scripts written by Dr. Jack in the United States. And what they do is they draw charts from the output of a WRF weather model. So you can run any version of WRF or WRF you like, and you can use RASP to draw scripts from that. So we run the latest WRF release and we use our own post-processing scripts to draw our pictures on the website. So there's no connection with RASP there, except that, of course, I run many RASPs. Like, I run a free RASP in Australia for people to use if they don't want to pay for SkySight. So I've been running RASP for many years. So that's the only connection between SkySight and RASP, is the fact that I run both of them. Ok, grazie. Allora adesso io lascerei la parola a Jean-Marie e entriamo nel vivo del volo che i due ragazzi hanno fatto insieme un anno fa. Jean-Marie. Buongiorno a tutti. È un vero piacere ritrovare tutti gli amici italiani, che siamo adesso 210. Benissimo. Allora, tutta questa avventura è cominciata nel 1 marzo del 2018. Ero a Reno, nel Nevada, per fare due conferenze sull'onda e sull'ossigeno, e poi ho incontrato questi tre vecchi amici. Io vi raccomando, a sinistra vedete Einar Edevoldsson, ha scritto un libro che si chiama Soaring Beyond the Clouds. Io ve lo raccomando, questo è un personaggio incredibile ed è stato il primo volavelista a volare nella stratosfera. Poi dopo vedete Jim Payne, il sottoscritto, e Jacqueline Payne. Ok, e dietro vedete dei tavoli? Adesso non so se il mio mouse funziona. Sì, si vede il mouse? Sì, sì, si vede. Ok, dietro ci sono dei tavoli e lì c'era un tavolo con un giovane barbuto di 26 o 27 anni, due sedie, aveva un PC e poi mi ha raccontato delle storie su un software meraviglioso che aiutava per il volo in onda. L'ho comprato subito, però l'ho archiviato perché avevo altro da fare. E l'ho invitato a passare una settimana a casa mia a Gappa e a volare con me, perché comunque lui è uno zingaro, perché durante l'estate europea lui ha un discus, un camper, e gira tutta Europa. Bene, a questo punto abbiamo fatto un volo di prova andando al Monte Rosa un giorno di merda, con il suo software che lui gestiva, perché io non lo sapevo usare. E mi pare che doveva essere il 29 marzo. C'era anche Andrea Ferrero con in volo quel giorno lì. E così ho capito che questo software era interessante, aveva qualcosa in più, perché questo volo non l'avrei mai fatto senza questa affare. A questo punto ci siamo detti, il primo giorno d'onda, vediamo di fare un volo interessante. E così arriva la previsione per il 5 maggio dell'anno scorso. Sono quelle giornate tipiche di primavera nostra, quando l'aria fredda arriva dal nord direttamente e va, ma proprio con una corrente dal nord molto forte, e si forma sul Golfo di Genova, che vedete qua, una bassa molto forte che gira, un bel ciclone, e ci crea dei venti da nord e nord-ovest. Quel giorno lì era un nord puro, come quando i fratelli Arbaud nel 92 o 93 fecero il volo da Vinon a Fez in Marocco. E siccome io sono interessato a fare un volo da qui, da Gap, da Sisteron a Tunisi, ho sempre l'occhio su queste correnti da nord. Okay. Il problema, questa era la previsione a due giorni alle ore zero, per cui sapevamo che per mezzanotte avevamo sicuramente acqua, piogge, temporali, eccetera. E
la previsione a due giorni alle ore 12 vi fa vedere la bassa pressione sul Golfo di Genova, sempre lì. Però la corrente da nord è sempre presente e il fronte sulla costa algerina. Per cui c'erano buone probabilità di fare un volo col vento da nord, e cioè di andare in Spagna. Era un'occasione, l'occasione perfetta per verificare il software di Matthew. Perfetto. Il solito sito che utilizzo, il Topkarten, mi dà dei venti un po' più nord-ovest, comunque sono tutti giusti. Il punto rosso esisterò. La prima cosa che si vede, e che si vedeva anche sull'altro, è che l'Italia è totalmente esclusa da questi voli, perché abbiamo questo ritorno da est sulle Alpi e il ritorno da sud sull'Italia. E questa è la previsione della copertura nuvolosa, sempre del solito sito pubblico, che mi dice: tu sei sotto le nubi quel giorno lì. E con una situazione di Fönn abbastanza nota, però un po' lontano, cioè avevamo veramente il dubbio che tutto fosse molto coperto. Comunque, lì si vede che anche l'Italia, si conferma che l'Italia è fuori dal gioco. Dopo il volo, il giorno dopo, ho tirato fuori dall'immagine della NASA l'immagine composita MODIS. Le immagini MODIS non sono una foto satellite, è una composizione di diverse foto immagini satelliti che ti danno un'idea di come è passata la giornata. Non è un punto, una ora. Si vede già che noi alla partenza eravamo effettivamente sotto un cielo piombo, grigio, coperto, che l'Italia è totalmente fuori dal gioco, perché era 8 ottave dappertutto, con del vento da nord-est, fra l'altro. Che la Valle del Rodano è abbastanza libera, che poi non era così, questo è visto da 36.000 chilometri, sembra un po' aperto, visto da 500 metri sopra le nubi, è tappato completamente. La cosa che mi interessa da questa immagine è che, come vedete, le onde nella Valle dell'Oraghe, perché il vero problema per andare in Spagna e soprattutto tornare, e attraversare questa valle che è larga 120 chilometri ed è in teoria priva di tutto, perché non ci sono montagne, però d'estate ci sono delle termiche. Il famoso Baptiste Innocent che vola a Faience, un paio d'anni fa è andato in termica, ha attraversato la valle in termica, è andato a virare a Saint-Girons ed è ritornato, però l'attraversamento dei Pirenei non era ancora stato fatto. A questo punto mi sono detto: dai, questo è il momento, è l'occasione ideale, proviamo. Allora, adesso io devo passare a CU. Ah, eccolo qua. Questa è la stampa di CU all'inizio del volo. Ovviamente la parte più difficile del volo è stata la sveglia alle 4 del mattino. La domenica, perché non vi dico, poi aprendo la finestra è tutto buio, è tutto coperto. Alle 6 del mattino eravamo davanti all'hangar, cosa facciamo? Apriamo le porte, non apriamo le porte? Però c'era 25-30 nodi di vento in asse pista, per cui il volo all'inizio era sicuramente garantito, però dopo, vamos a vedere. L'inizio del volo fino a Lure era senza problemi. Poi, dopodiché, fatta la solita Lure, si va sotto vento ai soliti punti, che sono, questo è il punto solito. Prima sorpresa, il punto non dà niente, bisogna andare altri 5 km dopo il punto, per cui già qualcosa qui non funziona. Bene, facciamo 3.000, se mi ricordo bene, 3.300 metri. Allora, dopodiché non c'era più niente, a questo punto e si riparte il sopravvento. Là c'erano dei fracto, il rimbalzo del Jabron funziona, però arrivati a 4.500 metri, il vento è 18 gradi, 8 km all'ora. È finito. A questo punto cosa facciamo? Chiediamo a SkySight.
Ecco, considerate che Jean-Marie ha fatto rigirare il modello forecast esattamente su quel giorno lì, quindi quello che lui adesso osserva sono le condizioni meteo previste di quel giorno, giusto Jean-Marie? Non sono io, è stato Matthew. Sì, certo. Okay. Lui ha fatto il retrospective forecasting, cioè la previsione retroattiva, abbiamo tutte le funzionalità del programma. Se poi avete delle domande possiamo andare lì e guardare. Ricordatevi una cosa, che sul vostro tablet o smartphone che sia, in volo, prima del decollo, dovete scaricare tutti i dati a tutte le quote. Vedete qui c'è la nuvoletta? Voi premete sulla nuvoletta, quella lì si mette a girare e scarica sul vostro mobile tutti i dati di tutte le quote, una per una lo dovete fare, e di tutte le ore, dalle 8 alle 20, con passo di mezz'ora. Per cui dovete, sempre in funzione della vostra quota, quando siete in volo, vi mettete offline e andate a cercare la quota che vi serve, mettete l'ora giusta e avete la mappa giusta. Questo ritengo che sia la più grande scoperta di questi anni. Cioè, è veramente l'intelligenza artificiale applicata al volo a vela. Ricordatevi quello che ha detto prima Matthew, hanno fatto un volo di più di 1000 km di notte completo seguendo solamente questa mappa qua. Cioè, a questo punto non so cosa serve il volo a vela. Bene. Allora, dunque, noi siamo qua, dicevo, siamo qua e chiediamo a SkySight cosa fare. Dunque, io metto alle 9 del mattino, pardon, alle 8:30 del mattino, siamo qua e SkySight mi dice che qualcosa c'è a Roson, che vedete questo numero qua, è un punto di onda noto, cioè, tutti questi sono i miei punti di onda. Poi mi dice che ce n'è un altro qua, però per andare lì, come vedrete dopo, c'è una copertura quasi totale. Bisogna prima salire a Roson. Allora, andiamo su Roson, lo portiamo qua. Ok, e andiamo lì. E a Roson non c'era quasi niente. Ah, una cosa interessante su SkySight, su queste previsioni, che lui vi dà il tasso di salita, vi dà la velocità di salita prevista. Per cui qui effettivamente era poco. Agnos era 1,95, era migliore, ed è giusto, e abbiamo trovato anche di più. Agnos abbiamo trovato 2,2 di media, perché io ho fatto poi tutti i conti. Questo è, prima di andare verso Roson a cercare il primo pilone, a cercare il primo rimbalzo. Cosa si fa? Perché qui si vede qualcosa, ma questo è il gap e non vado da nessuna parte. Per cui tentiamo di andare piano piano verso Roson facendo saltini così di fratto in fratto a 4.400 metri. Ecco, a questo punto siamo al secondo rimbalzo di Nyos. E senza problemi siamo a 5008, ma come si può andare a 5008 lì nella Valle del Rodano, che è limitata al livello 110, che sono 3500 metri? Dovete sapere che è una fortuna immensa. Questa domenica io volo sempre con piano di volo ed era obbligatorio perché andavo in Spagna. Si deve chiamare Marsiglia per aprire il piano di volo. Io chiamo Marsiglia, c'è il nastro che dice che è chiuso, dovete chiamare Marsiglia Controllo. Il controllo di Marsiglia è per il volo IFR. Bene, chiamo Marsiglia Controllo e a questo punto mi risponde qualcuno e mi dice: ma sei tu Jean-Marie? E là c'era un mio amico e io dico: ma sei tu Nicola? Era Nicola Vonua, che è un carissimo amico, controllore IFR. Quando lui ha visto che eravamo con un piano di volo per andare in Spagna, mi ha preso in mano, mi ha telefonato a tutti i centri di controllo fino a Barcellona, anche Bordeaux, e ci ha fatto aprire tutte le porte. Per cui 5.800 metri, io non ero mai andato così alto per attraversare la Valle del Rodano, per cui era una pacchia, era
una passeggiata, diciamo, ok, di tutto riposo. Ecco, qui sono sopra l'aerodromo di Barreas, il pilone, il primo pilone che avevo messo tanto per permettere qualcosa, è lì in fondo a 60-70 chilometri. A questo punto dico, ma è inutile complicarsi la vita, io non ci vado. Prendo la strada energetica che si vede nelle nubi e vado a cercare il punto, il primo punto sotto vento al massiccio centrale, dove so che ci sono sempre le salite. Bene. Lì nessun problema, con 5.860 km da fare, il vento totalmente di traverso, non c'è nessun problema. Vedete il vento qui è da nord, 115 all'ora sarà sempre fra 80 e 115 all'ora per sempre, però cambierà molto di direzione, per fortuna nostra. Ok, questo stesso punto, un'altra vista, perché poi bisogna assicurare sempre il l'atterraggio, se le cose vanno male. Anche perché io ho già avuto qualche piccolo problema di salute dove la mia vita era appeso a trovare un ospedale nel giro di un paio d'ore. Per cui avevamo Avignone qui, Cavoc, sicuro, i Pirenei visibili 300 km e basta, per cui si può andare tranquillamente. Allora, questa è la schermata del CU. L'ultima foto che avete visto è in questo punto. Il vento è quello lì, completamente da nord. Io ho cancellato il primo pilone che era lì e vado con un po' di vento in coda a cercarmi le mie salite abituali, che sono sotto vento. Questo è il Moloser, molto famoso. Gran Combe è un aerodromo famoso per il volo a vela, c'è un aeroporto all'est, comunque lì problemi non ce ne sono, per cui si parte sopra la copertura nuvolosa 8/8 e arrivato in questo punto si comincia a vedere il terreno. Ora, quando si fanno questi voli con molte nubi, bisogna ricordarsi che il cielo è da leggere, cioè tutte le salite sono scritte nelle nubi, per cui è fondamentale avere dei buchi nelle nubi e andare di buco in buco, però avere una soluzione per atterrare o per scendere se le cose vanno male. Allora, andiamo su SkySight a vedere l'aggancio. E sono circa le 10. Ah sì, una cosa che non ho detto all'inizio. Io avevo scelto appositamente di non decollare presto, cioè fare un decollo verso le 7:30-8. Perché questo? Perché siccome non sapevo come andava a finire la storia dell'attraversamento della valle dell'Oraghe davanti ai Pirenei, se c'era vento o non vento, se ci fossero termiche o meno, mi ho detto io devo partire da lì non prima di mezzogiorno, così se le cose vanno male abbiamo ancora le termiche. Ed è esattamente finito così. Cioè, abbiamo iniziato l'atterrassamento sul ritorno a mezzogiorno. Ok, allora, questa era la stampata di SkySight. Un'altra cosa, io non avevo SkySight, non sapevo usarlo, lui aveva il suo iPhone e dietro mi dicevi lì davanti c'è, davanti a destra, a sinistra, eccetera, eccetera. Per cui quando avevamo dei dubbi mi faceva da pilota automatico, lui riprendeva i comandi e faceva quello che doveva fare. Okay. Vedete che ci sono... questo attraversamento noi l'abbiamo fatto seguendo quella valle, quel buco che sembra un buco, che non era un buco, ma comunque era una valle nel top delle nubi e seguiva esattamente più o meno la traccia gialla di SkySight. Per cui anche questo lui l'ha visto e lo ha segnato. Però io vado sempre per nubi. Bene. Ok, a questo punto, alle 10, noi siamo bloccati per lasciar passare un aeroplano. Il nostro amico mi chiede di star fermo un attimo a livello 130, c'era un Airbus che andava a Montpellier, un Air France, e poi c'era un Ryanair. Là c'era un aereo di linea ogni 5 minuti, perché
serve Marsiglia, questa linea, questa aerovia serve Marsiglia e Montpellier. Però siccome eravamo gestiti come un IFR, non da Marsiglia Informazione, ma da Marsiglia Controllo, praticamente eravamo gestiti dai controllori IFR, con Nicolà dietro le manette che dava le dritte a tutti i suoi collaboratori. Senza di lui non avremmo mai fatto nulla. Ok. Allora, 10 e 24. Perché c'è un quadretto giallo? Mistero. Ok. Non lo so, però si vede comunque bene, Jean-Marie. Ok. Ok, a questo punto abbiamo 4-5 ottavi di nubi, fractocumuli, non c'è nessun problema, lui riprende le manette e io mi rilasso un po', faccio un po' di foto. Questa è la città di Sette, immortalata da Giorgio Brassens, perché non so se è abbastanza noto in Italia anche, tutte queste spiagge. E poi io comincio a intravedere il Monte Canigou dei Pirenei, che è a 200 chilometri. Il vento è sempre da nord con 70 all'ora e non c'è nessun problema. Ok. Arriviamo a Bédarieux, che è in fondo al massiccio centrale, e lì un po' di dubbi li abbiamo perché l'aerodromo è sotto le nubi. Però, dico, se le cose vanno male, abbiamo tutte le spiagge di Béziers e di Perpignan, possiamo andare dove vogliamo. Non importa, si va avanti tranquilli, perché con 80 all'ora di vento in coda non c'è da correre. E poi non potevamo andare troppo veloce, perché io volevo essere alle 12 al ritorno e non prima. Che poi non è servito a niente, si poteva anche arrivare prima. Abbiamo già iniziato l'attraversamento dell'Oraghe. Questa enorme valle, lì non c'è niente, abbiamo 120 km senza nulla. E grande gioia, i Pirenei sono totalmente aperti. Qui c'è il Canigou, la nostra valle che va in Spagna è un po' dietro lì, la vediamo dopo. Direi che problemi non ne abbiamo nessuno. Però siamo intorno a 5.008, per cui per fare quei 60-70 chilometri non abbiamo nessun dubbio. Vediamo l'aggancio su Lézignan, SkySight. Noi abbiamo preso l'ultimo rimbalzo, quello è classico, vedete, ci sono tutti i numeri, io sono già passato 10 volte lì, ed è il punto dove di solito torno indietro. Navas, che era in volo anche quel giorno lì, è tornato indietro. Tutti tornano indietro a questo punto qua, o al massimo a questo punto qua. Okay. Il buon SkySight ce lo conferma. Lui mi dava 2,25 m. Noi avevamo esattamente 2,0, per cui direi che è giustissimo. A questo punto bisogna andare giù. C'è niente da fare, alia Iacta Est, diceva qualcuno. E boh, si va, e l'attraversamento, tutto nube, 8 ottave, non si capisce niente. Forse non 8 ottave, ma 7 ottave, solo che quando si è 500 metri sopra la copertura non si vedono i buchi a 10 km, si vedono solamente quando uno arriva sopra. E lì arriva la magia di SkySight. L'amico mi dice, guarda, che lì sulla tua sinistra ci deve essere qualcosetto. Ecco, io vado in questo punto qua e vedo il buco. Una volta che uno ha trovato il buco, lo prende e via. Però non mi fermo, lo marco soltanto nel computer per il ritorno. Poi si va. E si va, e si va, e si va, e lì siamo di fronte ai Pirenei. Qui c'era un bello rotorino, che voi vedrete poi nelle foto dopo, confermato anche da SkySight, però SkySight mi dà poco. Funziona. A questo punto il gioco è fatto. Beh, io anticipo sul dopo.
che vedrete le foto dopo. Il SkySight qui è solo una conferma, perché qui erano rotori bellissimi, tutto blu, piccoli fracto, eccetera, eccetera, con un netto di 5-6 metri a 200 all'ora, per cui non è. E qui avevate dichiarato un pilone di virata? Io avevo dichiarato la Cerdagna. La Cerdagna è qua. Ah, ok. Poi siamo andati oltre perché, come vedrete dalle foto, era talmente bello che... E mi chiedono che tipo di aliante avete scelto. Paolo chiede questo, credo il tuo Nimbus, giusto? Il mio Nimbus, perché non ne ho. Ok. Eravamo caricati a 48 kg al metro quadrato, che è il massimo che mi consente il Nimbus. E un'altra domanda, Jean-Marie, quanto ossigeno avevate a bordo? Io ho 35 ore di autonomia, ho 3 bombole di ossigeno. E ho 30 ampere ore di batteria, ho delle batterie dappertutto, nelle ali, nella coda e sotto i piedi del passeggero, e abbiamo consumato tutti i 30 ampere ore di batterie per riscaldarsi i piedi. L'ossigeno non c'è nessun problema, ne abbiamo da vendere. Come vedete ci sono i rotori dappertutto, per cui SkySight lo possiamo spegnere, il tablet, il telefono. Ok, là c'è la Cerdagna, è lì, rotori, il vento che ci spinge in coda, nessun problema, e si va avanti a tutta manetta, è bellissimo. Per cui questa è una goduria unica. Lì Matthew si diverte un po', vedete, 5,40 a 200 metri, a 5.300 metri, il vento è perfetto. Non fa neanche tanto freddo, meno 13. Cioè, vabbè, ogni tanto io ne approfitto per mangiare e fare qualche cosa, perché il volo non è finito. E così andiamo fino a La Seu d'Urgell, che è questo paesino qua, con un aeroporto tipico che è una specie di porta aerea. Il vento è sempre... sta girando, vedete che non è più da nord, è 320, ha girato di 40 gradi, è sempre 84 all'ora. Ok, si ritorna a casa. Questo è la Cerdagna. Ho parlato con Sergi Pujol, che è il capo, il boss locale, e mi ha detto che quel giorno lì non potevano decollare perché avevano 40-50 nodi di vento di traverso. Perché vedete che il vento è girato a 316 gradi. È un bellissimo posto, ve lo raccomando. Si fa del volo in onda molto facile, della termica molto facile. Per chi non vola c'è il golf, c'è la frontiera francese dietro, è bellissima. Si fanno anche le gite a cavallo. Sì, c'è di tutto. Poi la Catalogna, no? Non è la Spagna. Bene. Tutti i dubbi erano sul ritorno. Ok, aspetta che dimissi. Hai detto che ti eri marcato il punto, no? Quello che dove sei ripassato sopra l'andata. Sì. Allora, noi siamo qua a mezzogiorno e qualche cosa. Sì, mezzogiorno è qua. A mezzogiorno siamo ancora in valle, però partiamo. A questo punto c'è una grande discussione nell'abitacolo. Cosa facciamo? O ritorniamo col vento frontale, che era discreto, a fare 100 km per andare a cercare questo rimbalzo, oppure, mi dice Matthew, prendiamo questa linea gialla che ci porta sulla spiaggia e poi torniamo tum. Avevamo in tutti i casi l'aeroporto di Perpignan sotto, l'aeroporto di Béziers sotto. Io avevo, nell'altra soluzione, avevo l'aeroporto di Lesignan, di Carcassonne qua, e Lesignan che sta lì. Cioè, non c'era nessun problema di atterrabilità in nessun caso. Però io era la prima volta che volavo con questo affare, avevo messo nel computer in memoria questi due punti, questi tre punti, questo. Io, siccome ho già fatto dei voli controvento, anche con vento da 180 km all'ora in Argentina, me lo sono gestito e ho detto: Matthew, lasciami finire, faccio la vecchia scuola e vado avanti per conto mio. E ha funzionato perfettamente.
per cui mi dispiace, ma non sapremo mai chi aveva ragione. Ok, dunque, io sto uscendo dal passo, non mi ricordo più, Col de la Perche si chiama, che passa lo spartiacque fra Francia e Spagna, ed è quello che ho di fronte a me. Però questo è l'Ovest, questo è l'Ovest. E guardate che le nubi come sono orientate, sono praticamente, il vento è da 310 gradi, per cui è stato un bel affare, perché la valle dell'Oraghe ha canalizzato il vento e non abbiamo più i 100 all'ora di fronte, li abbiamo a 60 gradi. E a 60 gradi mi dà 50-60 all'ora di componente di vento frontale, che rende tutto più facile. Per cui si riparte lo stesso, sempre su una copertura di... qui è facile, però più avanti sarà 4, 5, 6 ottavi. A quel punto lì bisogna riprendere la mia tabella, che vi invito a fotocopiare, è nel mio libro pagina non so più, e dovete portarla in volo sempre, perché guardate che con 80 km all'ora di vento frontale, se voglio andare all'efficienza massima, con zero di salita, devo mettere il Macready a 1 e mi rimangono 22 di efficienza. Se io invece, come quel giorno lì, devo pedalare, perché le giornate a maggio non sono infinite, e considero di avere un e mezzo di media di ascendenza prossima, devo mettere il Macready fra 2,7 e 3,5. E l'efficienza che mi rimane è fra 17 e 18. E poi, se ci pensate bene, fra 18 e 22 c'è ben poca differenza. Per cui, ricordate, l'avevo già scritto nelle conferenze prima che ho fatto in Italia, e anche nel libro, quando andate controvento con un vento notevole, è meglio eccedere che andare sotto, perché se poi guardate le curve dell'efficienza effettiva rispetto al suolo, la penalità andando più veloce è molto minore di quella andando più piano. Ok, questo è anche vero in gara. In sostanza è meglio sbagliare in eccesso che sbagliare in difetto. Esatto. Allora, io mi sono messo il Macready a 3 e credo che lo terrò per molto tempo, per cui 3, 2,7, 3,5, questo sono indicativo. E la velocità deve essere non meno di 200-220. Okay. Fatto questo, ecco, guardate che con 60 all'ora di vento invece di 100, io ho 5 punti di efficienza in più, che non è poi da buttare via. Comunque, ci aiuta parecchio. Ok. Allora, qui stiamo ritornando, questa è una foto verso destra, per cui l'Aliante sta andando a sinistra contro vento. Il vento adesso è ritornato contro di noi, 96 all'ora, 333 gradi, e queste sono le spiagge di Perpignan, e il fronte, la nube si riforma lungo la salita, lungo l'ascendenza. Ecco, se vedete, se andate a vedere più avanti, questi sono quei cumuletti che SkySight vedeva e mi consigliava di eseguire per ritornare lì. Boh, c'erano, non c'è dubbio, però non l'abbiamo fatto. Cioè, stando praticamente sul mare, in quel caso? Sì, sulle spiagge, sì, sono sulle okay. spiagge. Non avevo il costume da bagno. Io te lo dico per un... Quando ho fatto il triangolo da 1600 in Argentina, io e il mio pilota, Bruce Cooper, siccome il triangolo da 1600 fai va quasi fino alla costa atlantica, avevamo messo il costume da bagno per scaramanzia. E ha funzionato, l'abbiamo chiuso, ok, senza andare in acqua. Bene, 12.49, siamo in tempo. Adesso siamo sopra Lesignan, che è dunque lì dove c'è l'aeroporto, e questa è la strada che abbiamo di fronte a noi. Abbiamo dunque tutta questa copertura che è sempre 8 ottava, e a destra, verso la,
la pianura, questa sono la montagna, il massiccio centrale, e verso la pianura vedete che ci sono le barre di stratocumuli ondulati che mi dicono vai tranquillo, là si sale e non siamo mai stati delusi. Questo tipo di onda delle Cevennes nel massiccio centrale è totalmente atipico, perché di solito con il vento di ovest-nord-ovest le barre sono in questa direzione, in questa direzione, ed è una salita continua lunga 120 km. Invece noi col vento da nord dovevamo fare cresta per cresta. Non fa niente, si fa lo stesso. Dunque, questa foto l'avete vista. Aggiorna l'orario. Devo aggiornare l'orario. Qui siamo alle 13, più o meno. Però non siamo più a 3.000 metri, siamo a 5.000, per cui devo andare a schiacciare su 5.000 e lui mi dà la mappa del 5.000. E come vedete, queste due salite che ho fatto a vista sono perfettamente allineate, coincidono perfettamente con le previsioni di SkySight. Perché non vedo la... Allora sono le 13.30 allora. Eccolo qua, 13.30. Sì. Ok. E questa salita, quella di mio, era di... questa, per esempio, era... dai miei calcoli 3,30 e lui mi dava 3,45. Era perfetta. Ok, per cui problemi non ce ne sono a questo punto. Direi che io non l'ho usato. Sì, l'abbiamo usato una volta, non so più se era questa salita o questa. Probabilmente questa salita. Io ero qua e... a un certo punto Matthew mi dice: Jean-Marie, se tu ti sposti di 500 metri verso ovest, avrai un metro in più. Uff! Io mi sono spostato di 500 metri a ovest e c'era un metro in più. Cioè, cosa vuoi? Allora, questo modello di previsione retrospettiva non ha tutte le definizioni che ha il modello quando giri sul serio, però è sufficiente per capire come funziona. Bene. Dopodiché io navigo a vista, andiamo avanti a cercare questo splendido buco che è la solita onda sotto vento al Mont Lozère. Là c'è Mond, il Mont Lozère è ben noto, e dove hanno girato il film La Grande Vadrouille, non so come è stato chiamato in italiano. A questo punto dico a Matthew: dobbiamo andare a girare il punto, il pilone di prima, a vedere com'è, anche perché il ritorno, tutta questa zona qua, ed è questa un'altra particolarità di SkySight, che ti fa vedere la copertura nuvolosa. Vedete che non ci sono più dettagli, è tutto sfumato? Questo era totalmente coperto. E io lo vedevo, per cui mi sono detto a questo punto facciamo il massimo di quota per poter ripartire col vento in coda e passare o da Marsiglia o da Vinon o da qualche parte, ma passare a sud, che era sicuramente aperto. Ok, bene, ha funzionato. Io vado lì sperando di arrivare fino un po' più a nord, ma come adesso vi faccio vedere, la situazione non era così divertente. Ok, e io sono vicino al pilone, un po' più avanti al pilone, e questo davanti è tutta neve. Tutto quello che vedete qui è una bufera di neve. Per cui è inutile andare a complicarsi la vita, torniamo verso casa, tanto abbiamo fatto il nostro dovere e ritorniamo a casa. Ok. Esatto. Okay. Quanto può essere utile SkySight per un quasi neofita che vola dove ci sono condizioni brutte, Bassa Padana, confine Liguria? Sai, dipende dall'obiettivo che hai, Luigi, no? È evidente che questo che sta illustrando Jean-Marie è un'applicazione proprio tipica
delle convergenze che possono essere visualizzate sia per nubi, ma quando le nubi non ci sono, a questo punto i modelli previsionali possono essere molto di aiuto. Sull'aspetto termico, evidentemente, è meno rilevante. Diciamo che ti può indirizzare verso prediligere una zona rispetto a un'altra di volo per una maggiore concentrazione di energia che ci può essere in una zona rispetto a un'altra, ma non è che ti indichi i punti dove si innesca la termica. Ecco, questo certamente il modello non te lo dice. Ok, in onda se, no, in pianura padana con l'onda non se ne parla, ma in termica non posso esprimere parere perché non lo uso mai. In onda è l'unico, per cui come diceva qualcuno, è l'unico e dunque il migliore. Ok. Bene, allora il ritorno, l'attraversamento della Valle del Rhône con 50 nodi di vento, 40 nodi di vento in parte in coda e ovviamente una passeggiata, e dobbiamo ripassare da sud verso la Romaine, eccetera, eccetera, eccetera. E a questo punto il cielo faceva schifo, era di tutto meno, cioè, illeggibile. Però guardate la precisione diabolica di SkySight relativa alla velocità del vento. In 20 km il vento passa da 30 nodi a 10 e 5. Cioè sapevamo già che lì non c'era più vento, per cui per fortuna abbiamo fatto la quota massima prima di partire e non avevamo nessun problema. Era un cielo brutto, illeggibile, e non c'era più nessun vento fino a Sisteron. A questo punto l'amico Mathieu ha detto: voglio continuare a volare. Eravamo a Sisteron dopo 7 ore di volo, 800 chilometri, andava bene. E lui ha voluto andare a giocare al Pic de Bure, però il Pic de Bure non c'era vento. Con 10 nodi di vento. Aggiorna l'orario? Sì, qui siamo, a che ora sono? Saranno le 16 forse. Sono le... dovrei mettere Siu. Sì, più o meno le 16, dai. Intorno alle 16, sì. Ok, ed eravamo anche un po' più bassi, per cui devo mettere 4.000 metri, 3.000. 3.000 perché diciamo un 10-15 nodi. Lui ha agganciato il Pic de Bure a 2.000 metri, come vedete, c'è ancora 30 nodi di vento al nord del Pic de Bure e più niente sotto. E lui, intestardito, cioè non avendo esperienza anche della zona, si è messo lì, ha cercato e poi alla fine si è dovuto arrendere che col vento da nord-est non c'è niente da fare. Ok, bene. Chiede Enrico dove avete chiuso il piano di volo IFR, ma non era IFR. No, il piano di volo era VFR, ma eravamo gestito dall'ente di controllo IFR, cioè dal Marsiglia Controllo. E il piano di volo lo chiudi in aria, se tu lo puoi chiudere lo chiudi in aria, se invece noi l'abbiamo chiuso in volo. Cioè ti chiedono di essere in vista dall'aeroporto di destino. Boh, non c'è nessun problema. A volte fanno delle storie perché un volo internazionale ti chiedono l'atterraggio, ma quel giorno lì avevo un amico al controllo, per cui il problema non si è posto. Ok, su SkySight io avrei finito. Volevo farvi vedere un paio di slide sulla statistica. Allora, questa è la statistica di Siu, che non vale un tubo, perché mi dice che abbiamo fatto 11 fermate per 4% del tempo con un'efficienza media di 387. Siccome sapevo che non era così, ho fatto io una bella tabella riprendendo tutti i punti di salita dall'inizio alla fine con un bello foglio Excel, e mi è venuto fuori questo,
Questo non vi interessa, però sono le 12 posizioni, incluso il Pic de Bure, che non era nel tema, ma non fa niente. E come vedete abbiamo guadagnato 12.700 metri, che mi dà 2,1 di media, ma 17% del tempo fermo. Okay. Con un'efficienza media di 80,5 per 1022 chilometri. Okay. Per cui, CU in modo onda non funziona, non dovete affidarvi, perché lui non sa gestire le spirale quando si mette un minuto o meno di un minuto. Una S, certo, ma quando sei in onda lui non capisce. Non capisce. E allora dovete semplicemente andare a cercare manualmente il vostro volo, e con una tabella Excel, se volete, ci sono tutte le formule dentro, mettete semplicemente la quota e l'ora all'inizio e alla fine, e lui vi calcola direttamente la velocità media e tutti i dati. Grazie Jean-Marie. Chiedere, ve la mando per mail. Ok, se quando hai finito, se chiudi prego. Io vi ringrazio per la presenza, che però se in particolare devo ringraziare Nicola Vonois, che è l'ENAV, l'equivalente dell'ENAV di Marsiglia, per averci controllato con tanta simpatia, Aldo Cernezzi, che ha fatto la traduzione dell'articolo e ha fatto il trattamento delle foto, Margot e Alberto per il coordinamento, cosa c'è? Mathieu per il lavoro di previsione retrospettiva, e poi la mia sempre amata compagna per il suo immancabile supporto. Grazie. Fra poco su queste onde, però quest'inverno o in autunno, sul tema Atacama e l'onda tropicale di cui ti parlavo prima. Signori, a questo punto io vi saluto. Jean-Marie, aspetta che c'è una domanda. Avevate cercato qualche buco per scendere o avete fatto la planata tra le nuvole? Planata fra le nuvole. Avevamo sempre una soluzione sottovento per uscire, sempre. Ecco, io prima di salutare volevo giusto darvi un'anticipazione. L'idea, il progetto è con Riccardo Begliadori e Luca Frigerio di fare il prossimo incontro dedicato, il tema potrebbe essere appunto quello del passo in gara e del processo decisionale, con relatore appunto Ricky e Luca. Ora invece, tornando al nostro webinar di oggi, molto interessante, e ai saluti, naturalmente io ringrazio molto Jean-Marie per il meticoloso lavoro di presentazione e Matthew per l'interessante presentazione che ci ha fatto sul piano della meteorologia, e ringrazio molto chiaramente i tantissimi partecipanti che ci sono stati in questo incontro, anche con tante domande interessanti. Margot, se vuoi anche tu dare i saluti, anche poi Matthew. Matthew, we would like to thank you, everybody would like to thank you for your support and your very interesting conference about SkySight. And we just only want to know if you want to say something else before closing. No, that's all. Thank you very much for having me. If you go on YouTube and search for SkySight, you'll find not only a similar talk to the talk I've done tonight, but in much more detail. And there's also complete tutorials on how I suggest you use SkySight as well. All right, where it is, sorry? Just on YouTube and search for SkySight. Perfect, YouTube SkySight. Okay, hoping to meet flying in a very short time. We just want really to thank you very much. Grazie infinita ancora, è una bellissima opportunità questa che abbiamo, grazie Alberto, perché è veramente stato un bel modo di passare questi giorni, lunghi giorni a terra. Abbiamo imparato un sacco di belle cose, adesso speriamo di avere l'opportunità di poter presto ritornare. Abbiamo avuto, probabilmente, poi guarderò le statistiche, ma probabilmente più di 300 persone che si sono collegate al webinar. Ancora tuttora sono circa 200 collegate dopo quasi 2 ore, siamo comunque stati nei tempi. Ringrazio ancora tutti e vi saluto. Grazie. Ci sarà comunque la registrazione. Sì, esatto. Ciao, buona serata. A presto. Grazie. Ciao.